Amici di TVL Sport TVL, la più cordiale buonasera da Saverio Melegari, dal Pala Carrara, per la sesta giornata del campionato di Serie B, Girone A. In via Fermi si affrontano la Valentinas Camicette Bottegone e la Celsanus Robur Fides Varese. Per questa partita, che a differenza del solito per quello che riguarda Bottegone, si gioca di domenica pomeriggio alle ore 18, visto l'anticipo che c'è stato sabato sera della Deflex Pistoia per il campionato di Serie A contro il Banco di Sardegna Sassari. È una partita molto importante per Bottegone, che in questo campionato di Serie B non è ancora riuscita a vincere e dunque è in fondo alla classifica del girone A a quota 0 punti dopo aver perso nelle precedenti partite casalinghe anche in maniera davvero molto sfortunata contro Cecina e contro la Fiorentina dopo un tempo supplementare. Con Cecina a un certo punto erano 19 punti di vantaggio per la squadra giallonera e si parte adesso. Pallone nelle mani di Maspero, andiamo a vedere i quintetti per Bottegone: Sirakov, Divac, Toscano, Marconato e lo stesso Maspero. Varese risponde dall'altra parte con il numero 7 Sant'Ambrogio, poi in cabina di regia Federico Bolzonella, primo terminale offensivo della Celsanus, allenata da una vecchia conoscenza del basket pistoiese come Cecco Vescovi, e poi con il numero 15 Matteucci. Primo libero intanto sbagliato da Toscano, quintetto poi completato dal numero 10 Giulio Castelletta, dal numero 9 Silvio Innocenti, squadra molto giovane quella di Varese. Nel frattempo arriva il primo punto di Daniele Toscano, 1-0 quando sono passati circa 20 secondi all'inizio del match. Pallone adesso nelle mani Bolzonella, finta la tripla, va sotto per Castelletta, ottimo recupero perfezionato da Maspero. Sirakov dai 6 metri, spara e va a segno, 3-0 Bottegone, buon inizio per la squadra di Cristiano Biagini. Bottegone che ha bisogno senz'altro di questi due punti. Varese in classifica ne ha 4, reduce da una pesante sconfitta interna contro la Mamioleggio. Nel frattempo dall'altra parte tripla che non va a segno da parte del numero 9 Sirakov, va fino in fondo, la sua conclusione sfortunata, esce in contropiede per Varese. Bolzonella scambia con Innocenti e Bolzonella impatta a quota 3. Pallone nelle mani di Maspero, che supera con qualche difficoltà la linea di metà campo braccato a Sant'Ambrogio. Daniele Toscano, raddoppio da parte di Castelletta, primo fallo del numero 10 della Celsanus. E si andrà dunque per la rimessa, vediamo, gli arbitri stanno aspettando. 14 secondi per il possesso offensivo da Valentinas. Maspero vuole Sirakov nell'angolo opposto, si va per Divac, c'è ancora Maspero, difesa a zona che si apre poi a uomo per Varese. Toscano va fino al capolinea, prova a appoggiarsi al tabellone ma il pallone va fuori. Altro ottimo recupero di Lorenzino Maspero, che apre per Sirakov, finta la percussione, poi va per la tripla che non va a segno. Dunque si torna in difesa, pallone nelle mani di Sant'Ambrogio, e lui a impostare l'azione per la squadra lombarda in questo momento. Contro Maspero in blocco di Castelletta, Sant'Ambrogio invece va per Matteucci. Innocenti prova a buttarsi dentro, cerca di servire Bolzonella che va a pestare la linea di fondo campo e dunque palla persa per Varese. Maspero a impostare lui l'azione di Bottegone. Di fronte a sé Sant'Ambrogio viene a farsi vedere Divac, ma è braccato dal
avversario diretto. Allora Toscano, Marcorato prova a creargli un po' di posto, fallo abbastanza evidente di Innocenti. 3-0 i falli di squadra per Varese. In panchina Fiorello Toppo, che ha subito un leggero infortunio in settimana durante gli allenamenti e quindi ci sarà da vedere se potrà far parte del match oppure no. Nel frattempo Marconato tenta la tripla, che è decisamente corta, e dunque ancora un errore per Bottegone. Pallone di nuovo nelle mani della Celzano Svarese. Bolzonella per Castelletta, Innocenti di fronte a Sessiraco, viene a far sedere Bolzonella ma si va sotto per Matteucci, fallo di Toscano. Arbitri abbastanza fiscali in questo inizio di gara, arbitri che sono Edoardo Gonella e Alberto Morassutti. 14 secondi per ovviamente per l'azione di Varese. Matteucci per Innocenti, abbastanza lontano dal canestro, 7 secondi per chiudere l'azione. Bolzonella si mette in proprio, spara a 3, quasi un cross, rimbalzo comodo di Divac per Maspero, ancora Divac, finta la tripla, si butta dentro, va fino in fondo e due ottimi punti per Divac. Sant'Ambrogio braccato da Maspero. Innocenti, Sirakov di fronte a sé, Matteucci finta la conclusione, poi si va per Castelletta che ha spazio da tre, cerca di mettere in ritmo e portare avanti Varese ma non ci riesce, la sua tripla è lunga. Allora Maspero dall'altra parte, fallo quasi terminale di Innocenti, secondo fallo per il numero 9 di Varese, che quindi andrà a sedersi, anzi no, il cambio è con Matteucci. Ed entra il numero 20, Alessio Sabbadini. Adesso gli arbitri vanno a redarguire e dare alcune spiegazioni alla panchina di Bottegone, all'assistant coach Luca Civinini. Si va per la rimessa, Sirakov, 5-3 Valentinas. Maspero cerca di servire Divac, Sant'Ambrogio tocca il passaggio di Maspero, Divac leva la mano e dunque rimessa per i gialloneri con 16 secondi sul cronometro offensivo. Maspero, Toscano nell'angolo, Marconato, il taglio di Maspero, l'ultimo tocco è di Innocenti e dunque adesso sono 11 secondi per l'azione offensiva della Valentinas. Quando mancano quasi 4 minuti, quando sono passati quasi 4 minuti all'inizio del match, Marconato, Sirakov si butta dentro nel traffico, rischia i passi nell'angolo per Divac che spara a 3, è lunga, Toscano e Marconato si contendono il rimbalzo, Divac spara ancora un'altra volta, anche stavolta è lunga, due tiri aperti piedi in terra che non vanno a bersaglio e dunque si torna in difesa. 5-3 Sant'Ambrogio per Sabbadini, ancora Bolzonella, è lui il leader offensivo di Varese, si apre Castelletta per un tiro facile, 5 pari. Equilibrio che regna sovrano fino a questo momento. Sirakov nel traffico prova ad andare fino in fondo, fallo di Bolzonella. Fuori Marconato, dentro Simone Angelucci, primo fallo per Bolzonella. Chiaramente coach Biagini deve cercare di gestire il reparto lunghi, vista l'assenza per il momento di Fiorello Toppo, che è in divisa da gioco in panchina, sta cercando di fare un po' di riscaldamento, vedremo se poi potrà essere della partita oppure no. Nel frattempo due tiri liberi per Sirakov, il primo va a segno. Due su due per Sirakov, sono già
4 i punti realizzati finora. Castelletta cerca di mandare via Divac, arriva il raddoppio di Toscano, ma Bolzonella trova il pallone. Sant'Ambrogio sotto per Castelletta, prova ad andare in avvicinamento, il ferro lo aiuta. 4 punti anche per lui e quindi siamo 7 pari. Divac, c'è il taglio di Maspero che però è troppo chiuso, si va sotto per Angelucci contro Sabadini, prova ad andare in avvicinamento Angelucci ma va a mettere l'infrazione di passi, abbastanza evidente. Fuori Innocenti, entra con il numero 8 Filippo Rovera. ...4:49 alla fine del primo quarto, 7 pari, Sant'Ambrogio. Maspero va quasi per lo scippo, ci riesce ma poi alla fine Varese in qualche modo torna in attacco. La panchina Bottegone chiedeva anche gli 8 secondi e Bolzonella va a colpire a 3 punti, 10-7... 2 su 3 per il momento dall'arco dei 6.75 per il giocatore di Varese. Maspero trova un gran servizio per Sirakov dall'altra parte del campo, poi si finisce tutti giù per terra. Alla fine Toscano prova a smanacciare il pallone affinché rimanga in campo, non è così. Allora time out di Cristiano Biagini, 4:12 alla fine del primo quarto, più 3 Varese. Si riparte. Un po' di confusione perché nel frattempo è stato ravvisato un fallo tecnico alla panchina di Bottegone. Non ne conosciamo i motivi, probabilmente per un cambio chiamato in maniera errata, non abbiamo capito bene il motivo. Comunque fatto sta che Bolzonella ha segnato il libero, 11-7, e adesso in campo anche Moalli per Varese. Rovera cerca di servire Castelletta, braccato da Marconato, spara da 3 punti, Sabadini non va a segno, rimbalzone di Rovera in testa a Sirakov. Arriva dal nulla Rovera e trova 2 punti. Mini strappo di Varese sul 13-7. Maspero adesso braccato da Moalli, arriva Sirakov, prova a buttarsi dentro fino in fondo, canestro e fallo. Due più uno possibile in arrivo per l'ex giocatore di Rimini. Il fallo arrivato da Varese, che è già ampiamente in bonus, quindi Bottegone potrebbe anche approfittare di questa situazione. Nel frattempo un cambio per la Valentina, sta dentro Francesco Galli al posto di Lorenzo Maspero. Sirakov fa, mette a segno anche il libero. Il fallo era stato commesso da Castelletta, anche per lui due falli, dunque due falli Innocenti e due Castelletta.
non una buona situazione, falli per Varese. Rovera sfida Angelucci, prova ad andare fino in fondo, cerca di stopparlo in qualche modo, fallo abbastanza netto del numero 16 di Varese, Giordano Pagani, anche lui è entrato in campo da poco, e due liberi per Marco Nato, che va quindi a sfruttare il bonus per provare a riavvicinare ancora Valentinas. Primo assegno per Roberto Marconato, per lui è il primo punto di questo match, per Pagani è il primo fallo, sono già 7 i falli commessi da Varese in questo primo quarto. Marconato fa 1-2, rimbalzo di Sabbadini che scambia subito per Moalli, ancora Bolzonella che ha la mano calda, Rovera cerca di servire Bolzonella ma si va per Moalli, di fronte a sé Galli. Arriva di nuovo Bolzonella, Marconato prova a portare via il pallone, 4 secondi, 3 alla fine, trova il pallone sotto in qualche modo, forse passi, ma finiscono i 24 secondi dell'azione offensiva di Varese. Ottima difesa in questo frangente per la Valentinas, doppio cambio. Anzi no, uno solo, dentro... Edoardo Fontana al posto di Daniele Toscano, che va a riprendere un attimo fiato. Rotazioni già ampie fin dal primo quarto per coach Biagini, e anche Varese ha fatto già ruotare tutti i propri uomini a disposizione. Adesso pallone nelle mani di Sirakov, lui a portare la sfera oltre la linea metà campo, braccato da Bolzonella, due dei giocatori più esperti presenti sul parquet questa sera. Fallo di Pagani che cerca di andare a raddoppio, secondo fallo anche per Pagani, non va tanto per il sottile Varese in questo primo quarto. Fuori anche Bolzonella e dentro Maruca, Matteo Maruca. Nel frattempo due liberi per Sirakov, Bottegone sotto di 2, adesso sotto di 1 con il punto di Giorgi Sirakov, sono 8 sui 12 complessivi della Valentinas, e diventano 9, 13 pari. Bottegone che dunque si basa la propria mini rimonta sui tiri dalla lunetta. E Sirakov ha già 9 punti segnati. Adesso dall'altra parte Moalli per Sabbadini, Maruca viene a ricevere a spazio, tiro da 2 punti, non va, fallo abbastanza evidente di Sirakov che va a spiegarsi con uno dei due arbitri, spinta evidente per Bottegone, però è il secondo fallo di squadra, quindi nessun problema. Ancora lontano il bonus, rimessa dal lato corto del campo, 2 minuti e mezzo alla fine del primo quarto. Matteucci, Sabbadini, Rovera, nell'angolo Maruca, il blocco di Matteucci, 6 secondi, 5 per chiudere Angelucci, 3 secondi, 2 Sabbadini, alla fine 24, spara da 3, solo ferro, rimbalzo di Fontana nel deserto dei giocatori di Varese. Sirakov si butta dentro al limite dei passi, va a picchiare nel ferro e dunque Varese può andare in transizione dall'altra parte. Moalli fino alla capolinea, il ferro però beffa anche lui, rimbalzo a 2 Angelucci Galli, ed è il numero 15 della Valentina a portare il pallone di là dalla metà campo. Arriva a farsi vedere Sirakov ma si va per Marconato, ancora Galli, Marconato gli crea lo spazio, Galli nell'angolo per Angelucci da 3 punti, non c'è, rimbalzone di Galli che poi viene triplicato. Allora fuori Marconato, Sirakov spara lui, solo rete, e time out chiamato da Varese, più 3 Bottegone.
Si riparte 16-13 con questo parziale di Bottegone. Varese però esce bene dalla pressione a tutto campo di Bottegone e due punti comodi per la squadra allenata da Ceccovescovi. Rovera adesso va vicino, anzi va quasi a recupero, ma finisce con il pallone fuori dal campo. Nel frattempo Fiorello Toppo si è rimesso a sedere, evidentemente davvero non ce la fa, ha provato in tutti i modi a essere utile. Toscano contro Rovera, prova a avvicinarsi al tabellone, non ci riesce. Angelucci però sporca il rimbalzo sotto canestro, poi finiscono un po' tutti giù per terra. L'ultimo tocco è di Moalli, 10 secondi per l'azione Bottegone, canestro in precedenza per Varese era di Pagani, fuori Marconato, dentro Milos Divac, più uno Bottegone. Galli nell'angolo, Fontana spara, non va a segno, Angelucci prende un rimbalzone, tiene ben fermo il piede perno e trova il fallo del numero 20 Sabbadini, primo fallo. Varese che ne ha già commessi 9 in questo primo quarto e due liberi per Simone Angelucci. Va a segno il primo punto per lui. Stasera ci sarà bisogno anche del suo apporto, visto quella che per ora sembra perdurare l'assenza di Fiorello Toppo. 2 su 2. ...18-15 per la Valentinas. Maruca braccato da Fontana, prova a far tutto da solo, si butta dentro, rischia quasi la persa. Moalli prova a sfidare Fontana, raddoppiato da Galli, fuori Sabbadini, spara da 3, solo rete. E parità a quota 18, canestro un po' estemporaneo ma davvero ben realizzato da parte del numero 20 di Varese. Galli trova un varco nell'angolo, Angelucci extra pass per Fontana che si butta dentro, va alla virata nell'angolo, Divac non prende la tripla, va in avvicinamento, semigancio. È molto fortunata. Allora Varese dall'altra parte, alla fine quasi del tempo, ma c'è infrazione doppio palleggio di Maruca e rimane 1 secondo e 59 per il tentativo di tiro di Bottegone. Vediamo Fontana per Angelucci, tira lui alla fine del tempo, ma la tripla non va e dunque si finisce sul 18 pari. A risentirci per il secondo quarto. Si riparte al Palacarrara, 18 pari, i quintetti che iniziano questo secondo quarto per Varese: Moalli, Rovera, Bolzonella, Sabbadini e Pagani. Per Bottegone, Toscano, Galli, Divac, Angelucci e Fontana. Ancora qualche problema stavolta sulla rimessa, con Toscano che è andato a smanacciare con il pallone che era ancora fuori. Gli arbitri sono andati a richiamare la panchina della Valentina. Vediamo se si può partire. Così è, pallone nelle mani di Moalli per Rovera, braccato da Toscano, arriva Bolzonella, attenzione alle penetrazioni dell'ex giocatore di Cantù. Ottimo anticipo di Toscano su Pagani. Bottegone che sta disputando una buona partita a livello difensivo in questo avvio di gara. Rovera prova a cercare contenere Toscano, apre per Galli, Divac non se la sente di andare con la tripla, va con l'appoggio al tabellone che non va a segno. Poi Pagani prende un rimbalzo comodo andando a complicarsi un po' la vita. Rovera fino in fondo nell'angolo, Bolzonella spara a 3, non va. Rimbalzo di Galli che tiene il pallone in campo. Ceccovescovi si risente un po' con lo stesso Bolzonella. Divac un po' sbasso contro Sabbadini,
viene a ricevere Galli che ha un varco, trova Angelucci nell'angolo, Fontana da due, non va, ma Divac prova a contenere, a contendere il rimbalzo a Moalli che finisce con il pallone fuori dal campo e dunque rimessa per la Valentinas. Doppio cambio per Bottegone, fuori Angelucci e Fontana, rientrano Maspero e Gheorghi Sirakov. 24 secondi per l'azione Bottegone, Divac finta la tripla, prova ad andare fino al capolinea, ne trova due, ottima azione per Divac, 20-18, primo canestro di questo secondo quarto. Moalli per Rovera, Bolzonella di fronte a sé, Divac prova a mandarlo fuori giri nell'angolo, Moalli si butta dentro, Galli se lo perde, Bolzonella ancora spazio da tre, non va, rimbalzone Sabbadini e fallo di Maspero che cerca di tenerlo giù con un braccio. Cambio adesso per la Celsanus, fuori Rovera, e fuori anche Galli, rientra Marco Rafo, alza il quintetto coach Biagini, Pagani per Sabbadini, Sant'Ambrogio servito da Bolzonella, Sant'Ambrogio a spazio da tre, la tripla non va, rimbalzo di Marco Nato che scambia con Lorenzo Maspero e lui a impostare la transizione per la Valentinas. Toscano prova a buttarsi dentro contro Sabbadini, non c'è fallo, Toscano trova un gran canestro, 22-18, nuovo mini parziale per la Valentinas, 4-0 in questo avvio di secondo quarto. Sabbadini contro Divac, prova a fare a sportellate, trova Bolzonella con Maspero che non ha un controllo perfetto e Bolzonella va a segnare due punti, 22-20, Toscano, Divac si fa spazio su Sant'Ambrogio, va a commettere fallo per Sant'Ambrogio, è il secondo fallo, Varese ha già 4 giocatori a quota 2 falli, rientra Castelletta, anche lui è uno di questi, davvero molti falli assegnati fino a questo momento a Varese. Maspero, Divac, Toscano prova a infilarsi nell'area pitturata, Maspero, arriva poi il tentativo di rimbalzo di Toscano, finisce per terra, braccato da Pagani, allora Varese è già dall'altra parte, Sabbadini per Sant'Ambrogio, tripla da fermo, non va, rimbalzo comodo di Toscano che fa buon tagliafuori su Pagani, crea lo spazio Marco Nato, Toscano va per la sua conclusione da fuori, Pagani non controlla il rimbalzo lungo e dunque rimangono 14 secondi per la Valentinas, c'è un cambio per Varese, fuori Pagani e rientra con il numero 15 Matteucci. Toscano per Marco Nato, palla in mano al numero 10, Toscano si butta dentro un po' nel traffico, va a prendere il palo, decisione un po' affrettata questa anche se mancavano pochi secondi alla fine dell'azione offensiva, Sant'Ambrogio per Sabbadini, era a farsi vedere Bolzonella, ha spazio anche per tirare, non lo fa, prova a buttarsi dentro contro Marco Rato e va a piantare lo stoppatone, pallone che finisce fuori, 8 secondi per l'azione offensiva di Varese.
Rimessa per Sant'Ambrogio. Bolzonella viene braccato da Maspero e poi va a commettere fallo sulla spinta. Crolla addosso a Toscano. E secondo fallo anche per Bolzonella. Cecco Vescovi va a protestare con uno degli arbitri. Davvero situazione falli molto complicata per Varese, che escluso Sabbadini ha tutti i giocatori con due falli e 11 complessivi contro i 3 commessi da Bottegone, che sta facendo comunque una buona difesa. Sirakov, braccato da Bolzonella, Sirakov prova a mettersi in proprio, si avvicina adesso a canestro, Bolzonella cerca di contenerlo, Toscano extra pass nell'angolo, Maspero va in arcobaleno. 24-20, Sirakov aveva rischiato anche l'infrazione di passi nel tentativo di penetrazione su Bolzonella. Sant'Ambrogio rischia la persa sul tentativo di pressione di Maspero nell'angolo. Bolzonella spara da 3, risponde immediatamente. 24-23. Marconato cerca di servire sotto Divac con Castelletta che capisce tutto, ma il pallone rimane a Bottegone. Maspero, Divac, Sirakov arma di nuovo il tiro a 3 punti, non va a segno, forse fallo di Divac su Matteucci nel tentativo di rimbalzo. Pallone nelle mani Varese, che ha il possesso per mettere il naso avanti. Castelletta va adesso per Sabbadini, siamo quasi a metà del secondo quarto. Viene a ricevere Sant'Ambrogio, Maspero cerca di contenerlo sullo scivolamento difensivo, ottimo recupero, Sirakov è già dall'altra parte e va a sfondare sulla buona difesa di Matteucci. Secondo fallo anche per Sirakov. Partita da punteggio abbastanza basso fino a questo momento. Si riparte con pallone nelle mani di Varese, Sant'Ambrogio. Di fronte a sé Sirakov, fallo ravvisato dagli arbitri a Maspero. Secondo anche per Maspero. Anche Bottegone ha due falli con lo stesso regista e con Gheorghi Sirakov. Va a sedere Maspero proprio per questo motivo. Ed entra Francesco Galli. Sant'Ambrogio trova sotto Bolzonella, prova a venire via da una situazione complicata. Adesso fallo di Galli. Bottegone arriva in bonus, a differenza di quanto è successo in precedenza. E due liberi per Federico Bolzonella. Per ora due protagonisti su tutti. In attacco per le due squadre, Sirakov da una parte e Bolzonella dall'altra. Mette il primo per Sirakov, 12 punti, la metà esatta dei punti totalizzati dalla Valentinas. E tutti nel primo quarto, in questo secondo non ha ancora segnato, mentre Bolzonella fa quota 14 sui 25 di Varese, quindi ancora più importante il suo apporto fino a questo momento. Bottegone torna adesso in attacco con il pallone in mani di Francesco Galli, sotto per Toscano, braccato da Sabbadini. Toscano non è fortunato nel tentativo di appoggio, allora Varese già dall'altra parte. Con Sabbadini che non si prende la tripla, va fino in fondo, Divac lo stoppa, poi Sabbadini si sposta, si stoppa un po' anche da solo e Bottegone quindi ha un nuovo possesso offensivo. Pallone nelle mani di Sirakov e lui a giostrare questa azione. Marconato in post basso per Galli contro Sabbadini, Galli prova a buttarsi dentro nell'angolo, Toscano spara a 3, non c'è. Rimbalzo di Matteucci. Idee un po' annebbiate in questo momento in attacco per la Valentinas, che non riesce più a segnare.
con questo parzialino aperto di 5-0 per Varese. Fallo adesso di Divac. Primo fallo per Divac. Dentro Fontana. Va a sedersi Toscano. E dunque altri due liberi in arrivo per Varese con Matteucci. Il primo va dentro. ...24-26... per la Celsanus. Diventa 24-27... più 3... pallone nelle mani di Francesco Galli, braccato da Sant'Ambrogio, supera la metà campo, scambia con Sirakov, vediamo se Bottegone riesce a sbloccarsi a livello offensivo. Fontana per Marco Nato, ancora Sirakov, va a buttarsi dentro e fallo. Ha pisato a Sirakov, che lascia in quanto a desiderare questo fischio in casa Valentinas. Terzo fallo per la Valentinas. Terzo fallo per Sirakov. Una brutta tegola e time out chiamato da coach Biagini. Una brutta tegola, il terzo fallo per Sirakov per la Valentinas, un po' di discussioni e proteste su questo fischio. Al posto di Sirakov rientra Angelucci, un'altra tegola non indifferente per Bottegone, che già questa sera deve rinunciare a Ferrallo Toppo. Bolzonella per Castelletta, Sant'Ambrogio, c'è da stringere i denti soprattutto in difesa. Bolzonella, 9 secondi per terminare l'azione. Bolzonella stoppato da Marco Nato. Divac tenta il recupero ma non riesce a tenere il pallone in campo. Varese che però non vede azzerato il cronometro e quindi rimangono 3 secondi per il possesso offensivo. Il pallone è oltre la metà campo. Sabadini, Bolzonella va, arriva fino in fondo, non trova niente. Buon per Bottegone visto che la difesa era andata un po' all'aria. Galli dai 6 metri, tiro piazzato e va a segno. 26-27, interrompe un po' di digiuno offensivo con questo canestro di Francesco Galli. Sabadini, Bolzonella, Matteucci, finta la tripla, poi si butta dentro, cerca di servire Castelletta ma Marco Nato capisce tutto. Galli dall'altra parte, Fontana ne appoggia 2 e time out chiamato da Cecco Vescovi sul 28-27 per la Valentinas.
si riparte con Sant'Ambrogio. Bottegone deve trovare energia da questo parzialino creato quasi tutto da Galli, con due punti e un assist perfetto per Fontana. Adesso palla per Varese con 11 secondi per il possesso offensivo. Tiro di Sabadini che non va a segno, allora prova a partire in transizione a Valentinas. Galli, Marconato, Fontana si riposiziona la difesa lombarda. Fontana apre per Galli, ha spazio a tre punti. Stavolta non va, ma rimbalzone di Fontana che riapre per Marconato. La spara lui la tripla, non c'è nemmeno questa. E fallo del numero 15 di Varese, Matteucci, due liberi in arrivo. Anzi no, c'è rimessa, cambio per Varese. Fuori Matteucci, dentro Innocenti che aveva iniziato il match in quintetto. Per Matteucci è il primo fallo. Rimessa dunque per la Valentinas con 14 secondi, 1.49 all'intervallo lungo del match. Galli, ottimo gioco a due con Marconato, può prendere la mira e il ferro lo beffa. Castelletta rischia quasi di perdere il pallone. Marconato non fortunato fino a questo momento nelle conclusioni a tre punti. Si rimane più uno Bottegone. Sant'Ambrogio va a buttarsi dentro, poi Sabadini spara lui da tre, non va. Rimbalzo di Divac, Galli e lui a spingere la transizione, vorrebbe il pallone Angelucci. Galli, Divac prova a buttarsi dentro, fallo gli Innocenti, terzo anche per lui. E arriva adesso in bonus Varese a 1 minuto e 14 dall'intervallo lungo. Rimessa affidata alle mani di Angelucci per Galli. 12 secondi per chiudere l'azione, arriva Fontana, spara lui da tre e stavolta c'è. 31-27, 7-0 di parziale per la Valentinas, di cui 5 arrivati dallo stesso Fontana. Lui e Galli hanno dato una bella impronta in questo momento alla partita. Bolzonella, vediamo se prova a rispondere a tre punti, cerca di servire sotto Castelletta, in qualche modo riapre per Sabadini e lui a rispondere al 6-75. 31-30, ultimo possesso del quarto per Bottegone, poi l'ultimo tiro ce l'avrà Varese. Fallo adesso ravvisato a Castelletta su Marconato e due liberi per il numero 10 della Valentinas. Sono scontrati due numeri 10, terzo fallo anche per Castelletta che va fuori. Due liberi per Roberto Marconato, in precedenza 1-2. Primo va a segno, due punti in questo match per Marconato, che ha provato a mettersi in ritmo da tre punti ma senza andare a colpire in maniera letale, nonostante avesse ottimi varchi per poter mandare a bersaglio le proprie triple. Sbaglia il secondo, ottimo rimbalzo di Angelucci che dà un extra possesso a Bottegone. Galli prova a buttarsi dentro fino in fondo, virata, passi netti di Francesco Galli che aveva segnato, ma ovviamente l'infrazione è stata evidente. E dunque rimangono quasi 18 secondi a Varese per costruire l'ultimo tiro, per cercare di andare all'intervallo o in parità
o anche in vantaggio. Fontana prova a dare un po' di noia a Sant'Ambrogio, Pagani gli crea lo spazio, 7 secondi, 6, vediamo Sant'Ambrogio cosa va a inventarsi. Sabadini si apre per il tiro, ma va a Sant'Ambrogio, spara lui a 3, non va a segno. Finisce qui il secondo quarto, 32-30 per la Valentina. A risentirci per la seconda e decisiva parte di gara. Eccoci di nuovo al Pala Carrara per andare a gustarci la seconda parte di gara tra la Valentina Sbottegone e la Celzano Svarese. 32-30 dopo i primi 20 minuti, con valori ben diversi in campo, come dimostrano il 40-20 di valutazione tra le due squadre, con Bottegone che ha tutti in positivo e Varese invece ne ha 3 in negativo, meno 2 per Sant'Ambrogio, Innocenti e Maruca. I due trascinatori sono Federico Bolzanella da una parte con 14 punti, frutto del 1 su 4 da 2, 3 su 6 da 3, 3 su 3 ai liberi. Tre palle perse, due falli subiti, mentre Bottegone ha i 12 di Gheorghi Sirakov, tutti nel primo quarto, nel secondo non è riuscito a segnare. Si riparte, quintetti per Bottegone: Toscano, Marconato, Divac, Fontana e Maspero, con dentro lo stesso Fontana rispetto a Sirakov, che ha 3 falli. Per Varese: Bolzonella, Matteucci, Sant'Ambrogio, Castelletta e Sabadini. Situazione falli abbastanza complicata per la Celzanus. Matteucci di fronte a Semilos Divac, Bolzonella prova a contenerlo, Maspero, fallo per Lorenzo Maspero, terzo anche per lui. E quindi subito una brutta notizia per Bottegone. Matteucci per Sant'Ambrogio, sputta dentro dai 6 metri, tiro, non va a segno, rimbalzo tra Toscano e Divac, che pensano di essere l'uno l'avversario dell'altro e si buttano il pallone fuori da soli. 2 su 17 da 3 per Bottegone fino a questo momento. Sant'Ambrogio, 24 secondi per il possesso offensivo di Varese. Matteucci per Sabadini, Bolzonella, Castelletta, Fontana difende forte, per gli arbitri non c'è niente, tenta la tripla Sant'Ambrogio, stavolta va a segno e dunque nuovo meno 1 per Varese. 34-33, pronto sul cubo dei cambi Galli, adesso difesa a zona di Varese, Fontana per Marconato, vediamo Bottegone se riesce a eludere, adesso Divac quasi triplicato, arriva il fallo di Sant'Ambrogio che cala la mannaia e due liberi per Milos Divac, dentro Galli al posto di Maspero che aveva commesso in precedenza il suo terzo fallo. Due liberi per Milos Divac. A segno il primo. Per Divac sono 7, anzi sono 6 punti, anche 4 rimbalzi, 8 di valutazione fino a questo momento. Sant'Ambrogio elude Galli, cerca di servire Castelletta, invece si va per Sabadini, sotto per lo stesso Castelletta, Marconato e Toscano gli franano quasi addosso e poi alla fine Toscano si ritrova il pallone tra le mani ma gli sfugge e dunque ci sono 5 secondi per l'azione offensiva
di Varese e Bolzonella, finta la conclusione, poi va alla virata, tiro comodo, altri due per lui, arriva a quota 16, migliore marcatore della partita, 36-35 Toscano per Fontana, ancora difesa zona per Varese, pallone sotto per Marconato, forse fallo su di lui, prende il rimbalzo sul suo stesso errore, arriva Toscano, beffato ancora dal ferro e poi fallo, un po' di frustrazione di Marconato. Primo fallo per il numero 10 della Valentinas. E si riparte dunque con il possesso offensivo per Varese, 7:46 alla fine del terzo periodo, Sant'Ambrogio, il blocco di Castelletta, va nell'angolo, Bolzonella non prende la tripla, va in avvicinamento, altri due per Bolzonella, sono 18, autentico trascinatore dei suoi, fa rimettere il naso avanti alla Celzano Svarese, che prosegue con questa difesa zona contro la quale Bottegone sta avendo diversi problemi. Galli prova a buttarsi dentro, torna fuori, Fontana spara a tre, non va, Toscano prova a smanacciare il rimbalzo, alla fine il pallone finisce nelle mani di Sant'Ambrogio, Fontana va a trovare il recupero, pallone che però finisce fuori e dunque 19 secondi per il possesso offensivo della squadra lombarda. Bolzonella ancora si mette in proprio, tira a tre, non va, Toscano e Divac ancora una volta si ostacolano al rimbalzo, stavolta il pallone perlomeno non finisce fuori, prova a correre Bottegone dall'altra parte, Fontana però trova tutto chiuso sulla linea di fondo campo, vorrebbe il pallone Marconato, si va da Toscano, cerca di servire Marconato ma regala il pallone a Sant'Ambrogio e allora Varese prova a correre dall'altra parte, Matteucci spara lui da tre, non va, ancora Divac e Toscano continuano a litigarsi rimbalzi, Galli, Marconato in punta, vediamo se Bottegone riesce un po' a scardinare questa difesa zona, Toscano rischia passi scivolando, tiene il pallone vivo, tiro e step back, non va a segno, ancora Sant'Ambrogio che trova un buon rimbalzo, sempre più uno per Varese, pronta a rientrare Sirakov che ha tre falli, Angelucci, Sant'Ambrogio, Bolzonella di fronte a sé, Fontana nell'angolo, Matteucci ancora a tre punti e stavolta va a segno, time out Bottegone sul più 4 Varese. Prova a rianimarsi Bottegone dopo questo time out, pallone sotto per Divac,
Matteucci prova a portargli via il pallone senza riuscirci. Adesso è rientrato in campo anche Sirakov. Divac fa tutto da solo, spara la tripla in faccia a Matteucci e con un bel po' di fortuna il ferro gli tiene lì il pallone e Divac va a segnare questa bomba che rimette un po' in piedi Bottegone dopo alcuni momenti abbastanza complessi. 9 punti per Divac. Bolzonella nell'angolo per Sabbadini che rischia di perdere la maniglia. Angelucci difende forte, un secondo alla fine, tenta la tabellata Sant'Ambrogio, non prende niente. Bottegone corre dall'altra parte, Sirakov si butta dentro, poi torna fuori. Marconato la prende, adesso la tripla. Non trova nulla, ma trova un importante fallo di Sant'Ambrogio. Per lui è il quarto fallo e ci saranno 3 tiri liberi per Roberto Marconato. Primi 2 a segno per Marconato. Adesso un po' di confusione al tavolo, credeva che fossero 2 liberi, invece sono 3. Marconato ha segnato solo dalla lunetta fino a questo momento. Rimangono 5 punti del numero 10 alla Valentinas, dunque 41-40 per Bottegone, che non sfrutta del tutto questo fallo sul tiro da 3. Matteucci per Sabbadini, pronta ad entrare in campo Moalli, visto che Sant'Ambrogio ha 4 falli. Bolzonella si gira, forzatura da 3 punti, rimbalzo comodo di Sirakov. Bottegone prova a correre dall'altra parte, Marconato crea lo spazio a Sirakov, va a sbattere su Sabbadini. Bolzonella prova a buttare fuori dal campo lo stesso Sirakov senza riuscirci. Divac contro Matteucci, la virata si ferma, torna fuori per Marconato, 6 secondi. Sirakov spara a 3, va a segno. 4-20 alla fine, 44-40, parziale di 8-0 che ridà un minimo di aria alla Valentinas. Sant'Ambrogio nell'angolo, Sabbadini contro Angelucci, Matteucci apre per Castelletta che ha un tiro comodo, non va a segno. Matteucci però smanaccia il rimbalzo, Sant'Ambrogio colpisce da 3 punti. Ceccovescovi non riesce a fare il cambio che vuole per togliere Sant'Ambrogio che ha 4 falli. La Varese si rimette a zona, Sirakov vorrebbe Marconato di fronte a sé, Sabbadini altra tripla da fermo, stavolta non prende niente, c'è il piede di Bolzonella e il pallone è per Bottegone. Fuori Sant'Ambrogio, dentro Moalli, fuori Divac, dentro Fontana, più 1 Bottegone, 3-33 all'ultima pausa lunga di questo match. Fontana per Sirakov, rischiando anche qualcosa, Sirakov si butta dentro. Marconato, Angelucci, 8 secondi per questa azione offensiva. Galli si infila in un vicolo cieco ed è costretto a forzare e trova un canestrone da 2 punti, 46-43. Ottimo match di Francesco fino a questo momento. Sabbadini, Bolzonella elude lo stesso Galli, si butta dentro Bolzonella, nell'angolo Matteucci dimenticato da tutti, la tripla non va ma non arriva il taglia fuori. Allora 2 punti comodi per Castelletta, 46-45, 2-48 alla fine del terzo quarto. Galli ancora, Sirakov, spazio Angelucci ma il pallone non gli arriva, arriva adesso a Marconato. Castelletta prova a fermarlo in tutti i modi, Sirakov apertura per Galli, si butta dentro, va fino al capolinea e altri 2 per Francesco Galli. Biagini vuole maggior concretezza difensiva, fallo di Angelucci su Sabbadini.
c'è da asciugare il parquet. Bottegone adesso deve difendere forte. 10 su 22 complessivo da 2 punti per la Valentinas, 4 su 21 da 3. Matteucci per Maruca, si butta dentro. Fontana va a sporcare la linea di passaggio. 6 secondi alla fine dell'azione offensiva per la Celsanus, trascinata dai 18 punti di Bolzonella, unico giocatore in doppia cifra per la squadra di Ceccovescovi. Sabadini contro Angelucci, sbaglia, ottima difesa del numero 33 della Valentinas, Sirakov tra le linee per Angelucci, forse fallo di Sabadini, pallone sotto per Marco Nato, sportellate con Castelluccia, con Castelletta, chiedo scusa. Il gancio cielo di Marco Nato non va a segno. Allora si torna in difesa, sempre più tre, Valentinas. Moalli spara a tre di tabella, il tiro è da due per Moalli, sono i primi due del suo match, uno su due da due più uno. Sirakov spara ancora a tre, forse anche un fallo, per gli arbitri non c'è niente. Maruca dall'altra parte si appoggia a Galli ma sbaglia tutto. Rimbalzo di Fontana, adesso azioni convulse da una parte e dall'altra. Fontana in tiro forzato, non va a segno, rimbalzone di Galli, decisivo in questo terzo quarto. Fontana finta il passaggio a Sirakov, si butta dentro, sotto per Angelucci, fallo di Maruca, terzo fallo per lui. Fuori Marco Nato, dentro Divac, due liberi per Angelucci, per lui due punti fino a questo momento, 14 minuti di utilizzo. C'è un cambio anche per la Celsanus, fuori Matteucci e dentro con il numero 9 Silvio Innocenti, che era partito in quintetto ma è stato penalizzato dai falli fino a questo momento, tre falli per lui, ha giocato soltanto 7 minuti. Giocatori più utilizzati per Varese, ci sono 24 minuti a testa per Bolzonella e Sabadini, per Bottegone 23 minuti per Marco Nato e Divac, 2 su 2 per Angelucci dalla lunetta, 50-47, 4 su 4 ai liberi per il numero 33 della Valentinas. Moalli per Maruca, 10 secondi per chiudere l'azione di Varese, Maruca sfida Angelucci, va fino in fondo, trova il primo ferro, trova anche il canestro. Si rimane sempre lì, 33 secondi alla fine del terzo periodo, Divac per Fontana, viene a farsi vedere Sirakov, prova a buttarsi dentro contro Moalli nel traffico, Sirakov va a appoggiarne due al tabellone, 17 per lui. Ultimo tiro per la per Varese, Moalli per Sabadini, Bottegone potrebbe anche far fallo, lo fa Angelucci, visto che non c'è ancora il bonus, arriva adesso, 6 secondi e 2 decimi alla fine, secondo fallo per Angelucci e time out chiamato da Ceccovescovi per disegnare questo ultimo possesso del quarto.
Maruca andrà a effettuare la rimessa per questo ultimo tiro di Varese nel terzo quarto. Viene a ricevere Moalli, ma Fontana capisce tutto, va fino al capolinea, sbaglia, ma arriva Fontana, arriva Toscana a rimorchio. Trova due punti molto importanti che valgono il 54-49 alla fine del terzo periodo per la Valentinas. A risentirci per gli ultimi 10 minuti. Eccoci di nuovo in campo per questo ultimo quarto decisivo per cercare di vedere se la Valentina si riuscirà a conquistare la prima vittoria in questa stagione in Serie B. Fallo terminale su Sabbadini da parte di Daniele Toscano. Anzi, il fallo è di Galli, secondo per lui, e ci saranno due liberi per Sabbadini. Si asciuga il parquet. Si può andare adesso per i due liberi per Sabbadini. Adesso un po' di fischi anche da parte del pubblico del Palacarrara per cercare di disorientare il numero 20 della squadra allenata da Cecco Vescovi. Fino a questo momento per Sabbadini 2-2 e 8 punti complessivi per lui. Rimane il mio marcatore Bolzonella a quota 18, Sirakov a 17. Galli con la difesa a zona, Toscano a spazio a 3 punti, prende la tripla e va a segno. 57-51, più 6 Valentinas. Moalli per Maruca, Innocenti nell'angolo, Maruca, spazio, si butta dentro, fuori Sabbadini, extra pass, Innocenti fino al capolinea, non trova niente, trova o meglio Daniele Toscano, e poi quarto fallo di Innocenti. Partita decisamente in ombra la sua. Si è concentrato prevalentemente nei falli. E adesso dunque, primo minuto di questo ultimo quarto passato, Galli braccato da Moalli, tanti minuti in campo stasera per Francesco Galli, complice anche i tre falli di Maspero, Divac fino al capolinea, fallo di Castelletta, due liberi in arrivo per Milos Divac su azione di tiro, e quarto fallo anche per Castelletta, pronta a rientrare Matteucci. Primo assegno per Divac, che arriva in doppia cifra. Partita positiva e di sostanza la sua, doppia cifra in precedenza toccata anche da Toscano. 1-2, rimbalzo di Toscano, l'ultimo tocco è il suo. Fuori Innocenti, rientra Rovera che aveva giocato nella prima parte di gara, e dunque 58-51 quando siamo a 8 minuti e 44
alla fine del match. Rovera per Moalli, adesso Bottegone cerca di difendere duro, arriva il fallo di Galli per Francesco, è il terzo fallo. Partita però positiva la sua, in alcuni momenti ha davvero trascinato la squadra, 6 punti complessivi per Galli. Matteucci sbaglia da 3 punti, pallone nelle mani dello stesso Galli che si fa portare via il pallone da Moalli, stavolta ingenuità a metà campo. Moalli raddoppiato da Toscano, per gli arbitri non c'è niente, si torna fuori, 14 secondi per l'azione di Varese. Matteucci finta la tripla che non prende, si butta dentro, spara da un tiraccio, riesce in qualche modo a smanacciare per far andare avanti l'azione di Varese. Fontana non controlla il rimbalzo, extra possesso per Bolzonella, Matteucci 8 secondi per chiudere l'azione, si apre Sabadini, tiro da 2 punti, non va, pallone che tocca la struttura e finisce fuori. Idee un po' annebbiate adesso per la Celzanus, c'è da asciugare il pallone. Pronta a rientrare Maspero, fuori Galli che comunque ha giocato bene. Applausi per Galli. Si riparte, Moalli subito mani addosso a Maspero che deve superare la metà campo, ci riesce in maniera abbastanza agile, poi però sbaglia il passaggio per Angelucci, allora Sabadini dall'altra parte, Matteucci da 7 metri spara, non va a segno, rimbalzo di Toscano che fa positivo taglia fuori su Rovera. Maspero vorrebbe servire Fontana, il taglio di Toscano, si va per Angelucci, prova a buttarsi dentro, poi torna fuori perché è tutto chiuso, può sbasso per Toscano contro Rovera, falli in serie. E arriva in il primo fallo di Rovera, un brutto colpo per Toscano, comunque si rialza senza problemi, va a sedere Moalli, rientra in campo Sant'Ambrogio, Vescovi lo ributta nella mischia nonostante i 4 falli, 14 secondi, rimessa dal lato corto del campo per Bottegone. Fontana per Toscano, viene lui a farsi vedere, prova a sfidare Rovera fino in fondo, Toscano appoggia al tabellone e poi scintille tra Sabadini e Toscano. Toscano che aveva sbagliato la conclusione, poi ha preso il tapin al volo sul suo stesso errore. Sant'Ambrogio contro Divac, massimo vantaggio per Bottegone 60-51, Sant'Ambrogio al limite dei passi ma c'è il fallo di Toscano. Ancora scintille, Toscano un po' nervoso. ...6:45 alla fine del match, Bolzonella non tira, Toscano finisce per terra, poi Bolzonella con l'aiuto del tabellone trova il canestro. Maspero prova ad andare fino in fondo, apertura per Angelucci, spara da 3, è lungo, rimbalzo comodo di Sant'Ambrogio, Varese già dall'altra parte, Sabadini e poi Angelucci, finisce per terra, un po' di contatti abbastanza violenti in questo momento da parte dello stesso Sabadini.
18 secondi per l'azione offensiva di Varese, più 7 Bottegone, 6-13. Bisogna crederci, adesso fallo di Toscano. Terzo per lui. Non è passato nemmeno un secondo. Bottegone arriva in bonus. Sant'Ambrogio, Fontana fa un bello scippo. Per gli arbitri il pallone però è finito fuori, non così per coach Biagini che era lì davanti. Rovera per Bolzonella, Toscano gli piazza la difesa, per gli arbitri però è fallo. Quarto di Toscano, decisioni un po' dubbie. Rientra Sirakov. Toscano si è un po' innervosito sui precedenti contatti con Sabbadini e adesso va in panchina. Libero a segno per Bolzonella, che arriva a quota 19, anzi a quota 21, chiedo scusa. E ora sono 22, 60-55, fuori Angelucci, rientra Roberto Marconato. Pallone nelle mani di Maspero per Fontana. 6 minuti alla fine, Sirakov, il blocco di Marconato, pallone proprio per il numero 10, la Valentinas, Matteucci lo spinge lontano dal canestro, Maspero, 6 secondi, 5, Maspero si mette in proprio, la tripla non va, rimbalzo di Bolzonella. Adesso non bisogna farsi prendere dalla frenesia, Bolzonella, Sant'Ambrogio spara immediatamente da 3, non va, Sabbadini spinge un po' Maspero e lui a prendere il rimbalzo, Bolzonella manda a spasso due volte Divac, il suo tiro però è lungo, è rimbalzo di Milos. 5-20 alla fine, ci vuole concentrazione senza farsi prendere dalla frenesia. Sirakov viene a ricevere Maspero, si fa portare via il pallone a Bolzonella, ma c'è il fallo dello stesso Bolzonella, per lui è il fallo numero 3. Maspero per Fontana, Sirakov contro Bolzonella, vediamo Sirakov cosa vuole fare, si butta fino in fondo, cerca una conclusione forzatissima. Biagini ha già chiamato time out alla prossima pausa. Bolzonella, attenzione a non istigarlo al tiro. Sant'Ambrogio, Sabbadini smanaccia su Maspero, per gli arbitri è fallo ancora di Maspero. Il gomito alto di Sabbadini era evidente. E time out per Bottegone.
Partita ancora lunga al Pala Carrara, 60-55, 4-48 alla fine, due liberi per Sabbadini. Primo va dentro, 60-56, prova a riavvicinarsi Varese con i tiri liberi, del resto entrambe le squadre sono in bonus e dovrà provare in qualche modo a sfruttare questo anche Boltegore. Maspero è arrivato al quarto fallo intanto. 60-57, Galli per Sirakov, prova a buttarsi nel traffico, serve sotto Marco Nato, fallo terminale di Rovera e due liberi in arrivo anche per Marco Nato, anche lui fino a questo momento ha segnato soltanto dalla lunetta. Solo rete per il numero 10, la Valentinas, che quindi rimette più di un possesso tra le due squadre. Due su due, stavolta la mano dalla lunetta è precisa, 6-2-5-7, 4 minuti e 28 alla fine, Sant'Ambrogio, Sabbadini, Sant'Ambrogio di fronte a sé Marco Nato, prova a mandarla a spasso, spara da 3 Sant'Ambrogio, è cortissima e il rimbalzo è di Galli, che la conclusione non prende nemmeno il ferro. Galli gira su Marco Nato, vorrebbe il pallone nell'angolo Fontana. Marco Nato, 10 secondi per chiudere l'azione, non sa cosa fare Marco Nato, rischia anche 5 secondi. Galli, tiro in allontanamento, non va, prova il rimbalzo Fontana, l'ultimo tocco è suo, secondo gli arbitri, e rimessa per Varese, ma c'è time out chiamato da Ceccovescovi. Si riparte, Sant'Ambrogio per Bolzonella, bisogna stare attenti alle conclusioni del numero 5 di Varese, miglior marcatore del match fino a questo momento con 22 punti, Rovera per Sant'Ambrogio, tagli in backdoor di Bolzonella che si apre per un tiro che va a bersaglio con l'aiuto del ferro e del tabellone, 24 per lui. Sempre un possesso tra le due squadre, 62-59. Divac un po' chiuso da Sant'Ambrogio, rischia 5 secondi, pallone per Marco Nato, lo vorrebbe Fontana, Sirakov 5 secondi, si butta dentro, serve sotto Divac, pallaccia per Marco Nato, errore in attacco, pronto a rientrare Toscano. Andiamo al posto di chi? Probabilmente di Divac. O forse di Fontana. Fuori Divac invece. Lo
Rovera va a rimettere, 3 minuti alla fine. Sant'Ambrogio, Varese ha il pallone del meno 1 anche del pareggio. Matteucci braccato da Toscano che ha 4 falli, deve stare attento. Sant'Ambrogio spara da 3 e va dentro. Parità a quota 62, tutto da rifare per la Valentinas che aveva costruito un buon vantaggio. E Varese adesso è lì vicina. Sirakov spara da 3, non è fortunato, ma arriva a rimorchio Daniele Toscano. Varese non fa taglia fuori, 2:30 alla fine. Nuovamente al più 2 la Valentinas. Sant'Ambrogio braccato da Sirakov, Galli dalle parti di Bolzonella, arriva Sabadini contro Toscano, tra i due già scintilla in precedenza. Matteucci prova a bruciare Marconato, torna fuori per la tripla di Bolzonella, stavolta il ferro gliela rifiuta, ma Matteucci va a prendere un importante rimbalzo offensivo. Allora extra possesso per Varese, Rovera nell'angolo contro Fontana, prova a sfidarlo Rovera, 3 secondi alla fine, 2, infrazione dei passi. Buona difesa di Fontana che ha costretto Rovera ad andare fuori giri. Galli, Maspero fuori con 4 falli, blocco di Marconato. Galli rischia di infilarsi in un vicolo cieco, torna fuori per Sirakov, 1:45 alla fine. Sirakov si butta dentro e fallo. Vediamo se è di Rovera o di Sant'Ambrogio. Un fallo è di Rovera, terzo per lui. E 2 liberi per Sirakov. Dentro il primo. 18 per Sirakov, 65-62. Due su due. Adesso c'è da difendere. Matteucci per Sant'Ambrogio, braccato da Galli. Bolzonella contro Sirakov, si mette in proprio, Bolzonella sbaglia. Rimbalzo di Marconato, possesso fondamentale per la Valentinas, avanti di 4, potrebbe provare a chiudere il match. Galli inseguito da Sant'Ambrogio, Galli prova ad andare fino in fondo, tiene la virata, poi regala il pallone a Rovera. Adesso gli arbitri non si accorgono di un'invasione di campo da parte di Fontana, ma Bottegone restituisce subito il favore. E Rovera va, prende una botta, finisce per terra, una botta fortuita nel mentre che tornava in attacco. Un minuto esatto alla fine, più 4 per la Valentinas. La sfida ancora lunga, anche perché il pallone è nelle mani di Varese. Bottegone che ha sprecato un'occasione importante in questo, con questo possesso gettato alle ortiche. Fuori Galli, rientra Maspero. Si può ripartire a un minuto esatto dalla fine della partita. La rimessa è affidata allo stesso Rovera che era finito per terra in precedenza. Sant'Ambrogio per Bolzonella. Sabadini prova a creargli spazio, Bolzonella cerca di andare fino in fondo, la virata fuori per Matteucci, la tripla non va, rimbalzone di Toscano. Momento decisivo per la Valentinas per cercare di conquistare la prima vittoria del campionato. Maspero per Marconato, Sirakov si va ovviamente alla fine dei 24 secondi. Mannaiata di Sant'Ambrogio che va a commettere il suo quinto fallo. Due liberi per Sirakov in arrivo per cercare di arrivare a
due possessi pieni di vantaggio a 30 secondi dalla fine. Sirakov dalla lunetta, il primo va dentro. C'è anche il secondo, più 6 Bottegone, che inizia a vedere il traguardo adesso. Varese cercherà una conclusione da 3 punti abbastanza veloce. Bolzonella braccato a Toscano, Bolzonella va fino in fondo, trova 2 punti senza far fallo Bottegone. Maspero deve uscire dalla propria metà campo, si fa portar via il pallone a Matteucci in maniera incredibile. 16 secondi alla fine, 68-66, time out Bottegone. C'è da stringere i denti, che la vittoria sembrava davvero a un passo per la Valentina, se invece è tutto tornato in discussione. Fontana, attenzione ai 5 secondi, adesso fa un po' di confusione Bottegone e la freccia premia la Valentinas con Sirakov e Toscano che erano andati a contendersi il pallone. Una rimessa alquanto complicata da parte di Fontana, sono passati 3 secondi e mezzo, la freccia ha premiato la Valentinas. Si asciuga il pallone, bisogna stare attenti a non commettere 5 secondi. Fontana viene a ricevere Maspero, fallo immediato di Moalli, 2 liberi in arrivo per Maspero, fondamentali. Il primo non va. Si rimane sul più 2, 1 su 2 e time out di Varese per disegnare l'ultima azione. 69-66, 12 secondi e 3 decimi alla fine. Punto numero 3 per Maspero, miglior marcatore della partita rimane di gran lunga Bolzonella con 26, per Bottegone ci sono in doppia cifra Divac con 10, Sirakov con 21 e Toscano con 14. 12 secondi e 3 decimi alla fine, vediamo
Varese cosa combina? Ci vuole tanta difesa adesso, cercando di evitare possibilmente il tiro da tre che Varese cercherà in tutti i modi per provare ad andare al supplementare. Fallo di Marco Nato, invece preferisce mandare Lunetta. Varese, vai Lunetta Sabbadini, che fino a questo momento non ha sbagliato nulla. 69-66, primo assegno per Sabbadini, 69-67. Varese ci crede fino alla fine. 69-68, soltanto un punto per Varese di svantaggio. Fallo su Sirakov, adesso si andrà alla lunga litania dei falli sistematici. Due liberi per Sirakov, per Rovera è il terzo fallo. Cecco Vescovi va a catechizzare Sabbadini. Pallone per Gheorghi Sirakov. Che sbaglia il primo. Davvero finale incredibile. Bottegone sta cercando in tutti i modi di buttarla via. Uno su due. 70-68, Toscano cerca di braccare Bolzonella, fallo di Toscano, quinto anche per lui. Bottegone sta giocando col fuoco. In questo finale di ultimo quarto, con quei quattro punti concessi in pochissimi secondi a Varese, che hanno ridato fiato e speranza alla squadra di Cecco Vescovi. Bolzonella assegno il primo, 70-69. Massima sicurezza, visto che nessuno va a rimbalzo praticamente. Le percentuali di Bolzonella dalla linea da carità sono importanti. 70 pari. Sirakov braccato da Rovera, rischia di infilarsi in un vicolo cieco. Fontana alla fine dei 24, overtime, ancora una volta in casa, incredibile. 70 pari, si va al supplementare. Si riparte per questi ultimi 5 minuti, riepilogo dei punti fino a questo momento per Varese: 27 Bolzonella, 2 Rovera, 2 Pagani, 2 Moalli, 7 Matteucci, 2 Maruca, 12 Sabbadini, 9 Sant'Ambrogio e 6 Castelletta. Per Bottegone 5 Fontana, 14 Toscano, che ha 5 falli, ha finito la sua partita, 22 Sirakov, 4 Angelucci, 3 Maspero, 6 Marconato, 6 Galli e 10 Divac. C'è Maspero con 4 falli, fuori Sant'Ambrogio invece per Varese con 5 falli. Bolzonella tenta il tiro del sorpasso ma non va a segno, si rimane sul 70 pari. Maspero, Divac, ancora Maspero, difesa zona di Varese. Marconato viene spinto fuori da Matteucci, rischia 5 secondi. Sirakov alla fine 24, spara un triplone. 73-70. Bolzonella per Moalli, prova a rispondere, si butta dentro Rovera, spazio da 3 punti. Risponde ma senza riuscirci Varese, poi il rimbalzo offensivo però è conquistato dalla squadra di Cecco Vescovi. Bolzonella manda a spasso Divac ma sbaglia la conclusione, rimbalzo di Fontana. Bottegone torna in attacco, ancora zona 2-3, Maspero prova a eluderla così con un'altra bomba.
76-70. Subito parziale importante per la Valentinas. Bolzonella più 6 in questo avvio di overtime. Fontana attenta lo scippo su Sabbadini, ci riesce per metà. La rimessa è per Varese con 10 secondi sul cronometro dell'azione offensiva. Rovera con Divac che smanaccia. Passato un secondo, ancora Moalli, vediamo chi viene a ricevere, ancora Rovera per Sabbadini che non sa che fare. 3 secondi, 2, Varese muore con il pallone tra le mani, si addormenta in questo modo la Celzanus e dunque Bottegone decisamente più dentro questo supplementare. Pallone sotto per Maspero che non lo controlla. Fontana cerca il rimbalzo lungo che però non ottiene. Allora pallone nuovo nelle mani di Bolzonella, è lui che gestisce tutti i palloni di Varese. Sabbadini sotto per Matteucci che sbaglia un rigore, prende però il rimbalzo, apre per Bolzonella da 3 punti, non va a segno. Ancora serie di rimbalzi infiniti offensivi per Varese, c'è un fallo, ci saranno 2 tiri liberi e 5° fallo anche per Sirakov. Bottegone adesso davvero ai minimissimi termini, dentro Galli, anzi c'è un errore, non c'è il fallo di Sirakov ma di Marco Nato e dunque 4° per lui, 2 liberi per Matteucci. Primo assegno, si sblocca Varese. In questo overtime 2 su 2, 7-6, 7-2, 2:38 alla fine. E Sirakov a fare il regista, visto che in campo comunque c'è anche Lorenzo Maspero. Sirakov, il blocco di Marco Nato, prova a far tutto da solo nell'angolo per Divac. Torna nella zona centrale del campo, ancora Sirakov, fallo di Bolzonella. 4° per lui, 2 liberi per Sirakov, 10 su 11 fino a questo momento. Ha sbagliato quello decisivo che avrebbe potuto dare la vittoria alla Valentinas già al termine dei 40 minuti. Sbaglia anche questo, 10 su 12, si rimane sul più 4, più 5, 11 su 13 dalla linea della carità per Gheorghi Sirakov. 7-7, 7-2, Sabbadini di fronte a sé lo stesso Sirakov. Sirakov è marconato con 4 falli, spara da 3 Matteucci, va a segno, tripla da fermo, però la difesa di Bottegone non controlla al massimo. Sirakov prova a buttarsi dentro, uno contro tutti, cerca di appoggiare al tabellone ma non va. Allora Varese torna in attacco con la palla o del pareggio del sorpasso. Difesa di Bottegone che collassa tutta centralmente. Moalli ha il pallone del sorpasso ma non va a segno. C'è da superare la metà campo negli 8 secondi. Fontana in qualche modo ci riesce, Rovera cerca di portargli via il pallone che torna alle mani di Maspero. 10 secondi, un po' di confusione adesso in campo, 1 minuto e mezzo alla fine. Fallo di Matteucci su Maspero, 2° fallo per Matteucci, giocatore molto importante in questo finale per Varese. Maspero mette il primo, 7-8, 7-5, 1 minuto e 28 alla fine di questo overtime.
2 su 2 importante, perché torna più di un possesso di vantaggio. Vediamo adesso Varese, Bolzonella, Sabadini spara anche lui da 3 e con l'aiuto del ferro e della tabella va a bersaglio. 7-9 7-8. Maspero, Sirakov fino in fondo, trova la penetrazione, trova il canestro e anche il fallo di Rovera. Zingarata di Sirakov, che però vale un canestro molto molto importante. 81-78. E aggiuntivo in arrivo per Sirakov. Nel silenzio totale arriva il punto numero 29 per Sirakov. 82-78, più 4 a un minuto dalla fine. Bolzonella cerca di gestire il pallone, va fino in fondo, trova due punti comodi con Maspero che se lo perde sul primo passo. In campo anche Maruca per Varese, Maspero raddoppiato da Matteucci. Sirakov elude il tentativo di recupero di Sabadini. 82-80, 40 secondi alla fine, Sirakov si butta dentro, Marco Nato, Divac non prende la tripla fino in fondo, tiraccio di Divac. Allora Bolzonella, 1 contro 4, apre per Moalli, si deve schierare la difesa di Bottegone, Sabadini sbaglia la tripla centrale, Marco Nato esce con il pallone tra le mani, in 2 su Maspero, fallo di Moalli, secondo fallo. Due liberi per Maspero. Maspero sbaglia il primo libero, davvero partita infinita. E sbaglia anche il secondo. 82-80, tanti errori dalla lunetta in questo finale per la Valentinas. Adesso concede anche il tiro della possibile vittoria a Varese. Bolzonella nell'angolo, Maruca, è un airball ma Matteucci prende rimbalzo, Moalli alla fine non va a segno e Bottegone vince la prima partita di questo campionato in maniera davvero soffertissima, ma ce la fa. 82-80 con tanti errori in questo rush finale, ma Bottegone conquista i primi due punti del suo campionato. Andiamo a riepilogo del tabellino del match per Varese. Innocenti 0, Bolzonella 30, Maruca 2, Pagani 2, Moalli 2, Matteucci 12, Rovera 2, Sabadini 15, Sant'Ambrogio 9 e Castelletta 6. Per Bottegone 10 Divac, 5 Fontana, 29 Sirakov, 4 Angelucci, 8 Maspero, 6 Marconato, 6 Galli e 14 Toscano. È stata davvero sofferta, ma la prima vittoria per la Valentinas Bottegone è arrivata. E schioda quota 0 dalla classifica, salendo a quota 2. La gioia di tutto lo staff della Valentinas. Da Saverio Melegari davvero tutto, la più cordiale buonasera. A risentirci per le prossime partite interne della Valentinas Bottegone.